Buonasera e benvenuti alla visita alla chiesa di Santa Maria di Villeneuve, sicuramente una delle chiese più ricche di storia in Valle d'Aosta. Eppure per parlarvi di lei è necessario prima dimenticarsi un attimo del monumento e guardare quello che capita intorno. La posizione non è mai casuale. Per quale motivo Santa Maria viene costruita proprio sullo sperone roccioso su cui ci troviamo in questo momento? Gli scavi condotti all'interno dell'edificio e nelle sue immediate adiacenze hanno permesso di rinvenire tre differenti edifici tra loro collegati, facenti parte in pratica di un unico grosso complesso cultuale. Un'aula di forma rettangolare con dei grandi speroni contrafforti sul lato occidentale a sostenere un muro che ipoteticamente doveva essere molto elevato in altezza, che si immagina, vista la presenza di un sostegno centrale, probabilmente per un altare, un'aula a utilizzo liturgico, era affiancata a una breve distanza da una vera e propria chiesa, con un utilizzo in questo caso veramente cultuale. La porzione restante tra i due edifici, di forma trapezoidale, ospitava invece un fonte battesimale di forma ottagonale, una forma abbastanza tipica del IV-V secolo d.C. Il tutto dunque può essere ricondotto per l'appunto alla presenza di un centro molto importante per la gestione della cura d'anime e, come sempre accade in questi casi, gestione della cura d'anime significa anche gestione politica del territorio. Quanto ritrovato al di sotto della chiesa di Santa Maria, e quindi questo complesso battesimale, cultuale, databile al V secolo d.C., trova un valido parallelo in quanto capita in questa zona, vale a dire in quella che viene normalmente definita come Cimitero Nuovo. Costruito nel corso degli anni 70 del Novecento, ha dato origine anch'esso ad uno scavo archeologico, in questo caso d'emergenza, che ha permesso di ritrovare le tracce di una porzione insediativa più o meno databile sempre nello stesso periodo, siamo tra il V e il VI secolo d.C., che non può che essere letta in diretta continuità con quanto capita sotto la chiesa di Santa Maria. Siamo nell'ordine della ventina, trentina di metri di distanza. Si tratta dunque di un qualcosa di più complesso rispetto a quello che possiamo immaginare normalmente, vale a dire un semplice centro di culto. È un qualche cosa che prevede il centro di culto, il polo insediativo e contemporaneamente, non possiamo dimenticarlo, il centro militare, il castello di Châtelargent. Il castello di Châtelargent è veramente molto particolare. Potremmo dire che quello che noi vediamo attualmente e che colpisce immediatamente il visitatore, vale a dire la torre cilindrica, in realtà sia l'evoluzione finale di quello che è il complesso castellano di Châtelargent. Il tutto va infatti compreso analizzando la situazione morfologica dello sperone su cui viene costruito il castello. Questa tipologia architettonica militare è, diciamo così, che trova i suoi più validi confronti in periodo tardo antico. Siamo dunque di fronte, con ogni probabilità, a un sistema fortificato che ha le proprie basi fin da periodo tardo antico e che si evolve con cambiamenti e miglioramenti fino almeno al periodo della costruzione del torrione cilindrico, datato su base archivistica e dendrocronologica al 1274-75.
Ci troviamo in questa chiesa che è una delle più antiche chiese battesimali della nostra regione. Non si notano più gli scavi in cui si dovevano vedere la vasca ottagonale che dichiarava appunto la funzione di questa chiesa, ma quello che attrae i visitatori è il fonte battesimale che vediamo, ed è questo fonte battesimale della fine del XII, inizio del XIII. Si tratta di una vasca costituita da un blocco monolitico sul quale si notano scolpiti quattro mascheroni. Nel corso della sua storia, questa vasca, quando la chiesa non era più parrocchiale, è stata utilizzata come fontana all'interno del borgo di Villeneuve. Questa vasca fu poi spostata e abbandonata nel muro esterno della parrocchiale e poi, con la riapertura della chiesa, ha ripreso la sua localizzazione originaria. Questa chiesa è ancora un luogo di culto, la messa viene celebrata il giorno di Tutti i Santi, vengono commemorati i defunti e anche il 16 agosto in occasione della festa patronale di San Rocco e talvolta anche il 15 agosto in occasione della festa dell'Assunta, la cui chiesa appunto è dedicata. Santa Maria di Villeneuve è molto più che una semplice chiesa. Si tratta, come detto a più riprese, di un vero e proprio complesso. Non a caso la presenza di edifici connessi in qualche modo alla presenza dell'edificio monumentale si può ancora leggere tuttora in quelli che sono in pratica dei ruderi posti a breve distanza dalla chiesa stessa. Si tratta di edifici che recano tracce evidenti di una loro costruzione in periodo medievale. In particolare l'edificio alle mie spalle, con questo splendido portale, può essere fatto risalire almeno al XIV secolo. La torre campanaria rappresenta sicuramente uno degli oggetti più interessanti facenti parte del complesso ricostruito nel corso dell'XI secolo. Ancora oggi è facilmente visibile, grazie ai restauri condotti, come siano presenti due diverse fasi di costruzione. Precedentemente la torre era più bassa ed era terminata da bifore. Successivamente viene rialzata e dotata di un triplice ordine di aperture, una monofora nella parte più bassa, bifora nella parte mediana e una trifora nella parte superiore. Le datazioni ottenute dall'analisi dendrocronologica permettono di datare le due fasi costruttive alla metà del XII secolo, la parte inferiore, quindi coeva al resto della costruzione, e il rialzamento verso la fine del XIII secolo. L'affresco che vedete è della fine del 400. Gli ultimi studi attribuiscono la committenza a Issariò de la Tour. Al centro vediamo la Vergine in trono, a sinistra Giovanni Battista, patrono onomastico del capostipite Jean, a destra la Maddalena molto venerata da Issariò. In basso notate delle figure, sono una maschile dipinta sulla vostra sinistra e vedete che ai suoi piedi vi è una zappa da ruscello, segno della volontà di questo signore di farsi ricordare per un'opera di irrigazione impegnativa e di grande rilevanza economica che avvenne effettivamente in quegli anni.
Nel corso del XVI secolo il soffitto a capriate in legno venne sostituito dalle volte in murature, affrescate sui costoloni di gusto rinascimentale, che si possono comparare con quelli di Sant'Orso. Notate la decorazione della navata centrale, che è datata 1546. A destra della data vediamo Amos, a cui corrisponde dall'altro lato Osea, Giona con Malachia e Daniele con Gioele. Vediamo anche al centro il medaglione che ricorda la dedicazione a Santa Maria di questa chiesa. E infine possiamo rivolgere la nostra attenzione al Cristo ligneo che risale al XV-XVI secolo. Gli scavi archeologici hanno dimostrato che l'impianto di V secolo viene successivamente sostituito da una nuova costruzione risalente con ogni probabilità al IX-X secolo. Questa chiesa viene a sua volta completamente demolita e viene costruita la chiesa attuale. Siamo verso la metà dell'XI secolo. In questo caso la nuova costruzione prevede la presenza di due navate laterali e di una grande navata centrale. Interessante notare gli unici in pratica frammenti di decorazione ancora risalenti alla metà dell'XI secolo conservati. Si tratta delle decorazioni presenti all'interno delle monofore absidali, le tre piccole finestrelle che davano luce alla zona absidale e che sono decorate con colori prevalentemente il bianco e il rosso, che vanno a definire dei racemi vegetali. Vi invito ora a proseguire la visita scendendo nella cripta. Ci troviamo in questo luogo suggestivo, solitamente piace molto ai visitatori, sia per il suo ambiente così raccolto e sia anche per il fatto che si può visivamente constatare che la chiesa era costruita sulla roccia. Notate effettivamente questa roccia e vedete la disomogeneità del terreno. All'epoca era ricoperta di coccio pesto, sicuramente non seguendo tutte le regole che abbiamo ora per la sicurezza. Particolarità di questa cripta era anche che permetteva un passaggio di preghiera, si entrava e si usciva effettivamente dall'altro lato. In periodo romano, la zona di Santa Maria e in generale l'area di Villeneuve è un'area importante per i soliti motivi, vale a dire per questioni di controllo del tracciato viario e per questioni quindi militari e geografiche. La presenza romana in luogo è attestata da una serie di ritrovamenti. Abbiamo sei frammenti di epigrafe ritrovati sparsi, tutti quanti reimpiegati in generale nel territorio tra Châtelargent e il borgo di Villeneuve. Abbiamo materiali edili reimpiegati, in particolar modo dei frammenti di mattone reimpiegati nella cappella castellana del castello. E infine abbiamo questo elemento, si tratta di un miliario in puddinga reimpiegato all'interno della cripta di XI secolo della chiesa di Santa Maria. Il numero in caratteri in cifre romane che si vede scalfito sulla sua superficie non è un 8 come si credeva fino a poco tempo fa, ma come ha spiegato recentemente la dottoressa Ronk, un 9. Questo è molto importante sia perché ci permette di affermare che in periodo romano la numerazione delle miglia ripartiva in direzione del piccolo San Bernardo da Aosta, e in secondo luogo perché ci conferma che la sua provenienza non è esattamente questa.
questo oggetto deve essere stato trasportato qui dal nono miglio, che sulla base di, diciamo, di misurazioni recentemente effettuate doveva cadere all'incirca nella zona di Mecos di Hervier. La prima volta che vediamo comparire la chiesa di Santa Maria in un documento ufficiale è il 1184, all'interno di una bolla papale che ne, diciamo così, affida la gestione, per usare termini moderni, alla collegiata dei Santi Pietro e Orso. Sicuramente dalla metà dell'undicesimo fino ad arrivare agli inizi del XVI secolo la Chiesa subisce una lenta evoluzione, testimoniata dalla presenza di porzioni murarie affrescate attribuibili, come abbiamo visto, a periodi differenti dal XIII al XIV secolo. Affreschi proprio del XV del 1400 sono conservati nel sottotetto, vale a dire al di sopra delle volte attuali, che sono state inserite all'inizio, nella prima metà del XVI secolo. Ci troviamo ora nel pian terreno del campanile, questo locale è usato ora come sacrestia. L'interesse della visita qui si pone nell'osservare questo affresco qui a fianco che rappresenta il martirio di San Maurizio. Vedete benissimo i due personaggi, uno che suggerisce all'altro di decapitare il santo, si può immaginare che sia il diavolo dalle zampe e dagli elementi che si notano, ed è curioso vedere come in una rappresentazione classica l'anima esce dal corpo del martire. Ecco, notate a fianco il vessillo con croce bianca in campo rosso, che è il simbolo di Casa Savoia. È utile ricordare che San Maurizio era il patrono di Casa Savoia. La strada che stiamo percorrendo, una vera e propria costruzione ingegneristica, risale al 1815 e si tratta di un'innovazione molto importante per la comunità di Villeneuve. Infatti, precedentemente, l'unico accesso per la chiesa di Santa Maria dal borgo di Villeneuve era attraverso un sentiero che conduceva prima verso il castello di Châtelargent e poi successivamente scendeva verso la chiesa di Santa Maria. Questo accesso così particolare e non diretto è alla base proprio delle lamentele da parte della popolazione di Villeneuve, che per accedere alla chiesa, fino, ricordo, al 1792, chiesa parrocchiale e non soltanto chiesa cimiteriale, doveva affrontare delle difficoltà di ordine logistico che possiamo ben immaginare. La costruzione dunque di questa nuova, sotto certi punti di vista, bretella è un vero e proprio miglioramento di comfort per coloro che abitavano nel borgo di Villeneuve. Il lavoro che noi volontari facciamo da oltre 10 anni è quello di riuscire ancora a far parlare le pietre, come si dice, in modo che questi luoghi siano ancora una realtà viva, che una chiesa sia un luogo di preghiera e non solo un luogo da ammirare. Poco dopo la metà del XVII secolo, la chiesa di Santa Maria cessa di essere dipendenza diretta della collegiata dei Santi Pietro e Orso e passa direttamente sotto il controllo vescovile. Questo è in pratica l'inizio di un cambiamento di status dell'edificio che porta verso la fine del XVIII secolo alla decisione da parte della Royale Delegation di
costruire un nuovo edificio parrocchiale presso il borgo di Villeneuve. Edificio che verrà realizzato e consacrato nel 1792, finendo per trasformare la chiesa di Santa Maria, divenuta nel frattempo ufficialmente chiesa dedicata a San Rocco, un semplice edificio funerario, una chiesa funeraria. Quella che noi oggi potremmo sotto certi aspetti considerare una perdita di importanza e di valore del bene monumentale, in realtà è la chiave della sua sopravvivenza. Se oggi avessimo avuto qui la chiesa parrocchiale di Villeneuve, molto difficilmente avremmo potuto osservare uno degli edifici romanici più belli in Valle d'Aosta, ma avremmo quasi certamente visitato l'ennesimo rifacimento di XVIII-XIX secolo, di cui sotto certi punti di vista, ahimè, è ricca la Valle d'Aosta.